Mio fratello mi ha raccontato che un uomo voleva prenderlo e portarlo via, costringendolo a salire a bordo di un'auto rossa. Mi ha detto che ha urlato, gli ha dato un calcio in mezzo alle gambe ed è corso veloce verso casa. Sono le parole del fratello maggiore del bambino di 8 anni, vittima di un tentato rapimento. Nella frazione Isola Sacra del comune di Fiumicino, quando nella mattinata di ieri, domenica 23 aprile, uno sconosciuto è entrato nel giardino di casa e ha provato a portarlo via dalla sua famiglia. Intervistato dalla Repubblica, il fratello maggiore ha raccontato quanto gli è stato detto dal piccolo dopo l'episodio, che sarebbe potuto finire in tragedia. Invece il bambino è riuscito a mettersi in salvo da solo, a reagire prontamente e a scappare. Siamo preoccupati, una cosa del genere non era mai accaduta a Fiumicino, non ce la saremmo mai aspettati e per di più dentro il giardino di casa. I fatti si sono verificati intorno alle 10 di ieri nel giardino di un condominio di 3 piani, mentre il bambino era a giocare e sua mamma era poco distante a potare i fiori. Improvvisamente lo ha sentito urlare e lo ha visto correre verso casa spaventato. Il piccolo ha raccontato che a poca distanza da lui è comparso un uomo grande, a suo dire era intorno ai 50 anni, che parlava italiano e che non aveva mai visto. Ha detto che lo avrebbe fatto uscire in strada per poi cercare di convincerlo a salire a bordo di un'auto rossa. Nel frattempo sua mamma, non vedendolo più, si è insospettita e ha iniziato a chiamarlo, il bambino, e poi corso verso di lei, spaventato.